Ai tempi del Covid anche parlare con il consulente è una cosa necessariamente da fare tramite cellulare, tramite smartphone e ne parliamo con Armando Greco che di consulenza insomma ne ha fatto il suo mestiere. Ciao Armando, come stai? Ciao Emanuele, tutto bene, grazie. A casa, come tutti in questo A periodo. casa, E facciamo consulenza, come dicevi tu, da casa con i telefoni che ecco. ormai sono il... Ecco perché sono il nostro presente Esatto, assolutamente. esatto. Mentre qualcuno si gode il divano, si gode la tranquillità, guarda le serie TV, il consulente purtroppo è il bello del tuo lavoro, però c'ha una sfiga, che in questo momento con le novità fiscali che arrivano ogni giorno, i bombardamenti, i decreti e le conferenze stampa, cioè, sei un attimo pressatino anche a casa, no? Mentre prima magari io l'altro giorno scherzando con dei colleghi dicevo stiamo lavorando più oggi che prima. Magari È prima avevi vero, è degli orari vero. di studio, avevi degli orari di studio, ti chiamavano in studio, avevi degli orari contingentati in cui fare l'attività di consulenza. Oggi, dato che comunque per necessità sei costretto a dover dare anche il numero di telefonino in alcuni casi, che poi è il telefonino privato. Non c'è Certo, non c'è orario, orario. non c'è giorno di festa, perché tra l'altro, dato che usciamo dalle festività pasquali, quindi è ormai sostanzialmente scontato che si possa chiamare il consulente a qualsiasi ora del giorno e della sera, diciamo. Senti, in questo momento tu con chi sei a casa? Io in questo momento sono a casa con i miei. Sono a casa con i Ok. miei e quindi la sto vivendo Quindi i in tuoi questo modo. genitori. Posso che mi sono rinchiuso in una sala dell'appartamento con i miei e vivo sostanzialmente gran parte della giornata qui, perché come dicevamo prima, la gran parte della giornata è dedicata al lavoro. Ecco. Ti apprezzo tantissimo perché hai camicia e maglioncino, che è una cosa fenomenale. Solitamente chi lavora da casa, magari non in videoconferenza, sta col pigiama, con la tuta, con la maglietta. Invece, anche per una questione mentale, probabilmente ti aiuta di più vestirti come se dovessi andare al lavoro, no? Assolutamente sì, Emanuele, perché poi magari è un discorso molto psicologico, perché se rimani, mentre per certi aspetti piacerebbe rimanere in un modo più da casa, ecco, relax, pigiama, tuta, però secondo me pesa di più lo stare a casa. In questo modo magari è come se fossi, mi chiudo nella mia, in questa, nella, in questa stanza, che è come se fosse il mio Sì, studio, è è come se vero. stessi lavorando. Se sento un cliente è come se fossi in studio. Cerco di isolarmi in questo modo per non fare pesare quello che è effettivamente lo stare chiuso in casa. Poi, con tutto quello che ne comporta, anche non dal punto di vista prettamente lavorativo. Certo. E i tuoi clienti in questo momento, ecco, qual è la domanda più ricorrente che ti fanno? Naturalmente avrai diverse tipologie, diverso target, però qual è la domanda più ricorrente che fanno in questi giorni? Allora, se facciamo possiamo dividere le domande in due arco tempi, in due periodi specifici. La settimana scorsa, fino a 10 giorni fa, il telefono squillava perennemente, dove l'argomento del giorno per una settimana circa è stato: come accedo ai famosi 600 euro che ci hanno riempito i Giusto, TG, i certo. giornali, le testate? Come ci accedo? Ci posso rientrare? Non ci posso rientrare? Posto che, permettetemi, i decreti erano scritti talmente male che anche noi ci siamo stati Sì. diversi giorni per capire chi poteva rientrare, come, quando e perché. Oggi, da qualche giorno a questa parte, l'argomento più pregnante ovviamente è il decreto liquidità. Quindi è vero che mi danno questi 25.000 euro, non è proprio così, perché approfitto anche di questo piccolo spazio per dire: Eh non no, è devi, che devi, cioè, chiariscici un attimo. chiariamo questo aspetto. È stato fatto un po' anche di tutto facilitato da questo punto di vista, dicendo che i titolari di partita IVA potevano accedere a 25.000 euro in modo immediato, andando in banca, semplicemente perché sono titolari di partita IVA. Non è così, perché sostanzialmente è sempre legato al fatturato dell'anno precedente, quindi il titolare di partita IVA potrà accedere
ad un finanziamento garantito dallo Stato al 100% per un importo fino a 25.000 euro. Lo Stato vi garantisce il 100%, ma in ogni caso è sempre subordinato a, quindi per intenderci, se io ho fatturato 100.000 euro l'anno precedente, allora potrò accedere al 25. Se avrò fatturato molto meno, ovviamente si scenderà anche la quota che potrò chiedere con la garanzia del 100%. Se poi, per tutta una serie di motivazioni, voglio chiedere di più perché ho un volume d'affari più alto, eccetera, eccetera, potrò ugualmente chiederlo. Non sarà un finanziamento immediato da parte della banca, ci sarà comunque una procedura di istruttoria e ci saranno diversi scaglioni di garanzie da parte dello Stato con diversi soggetti, che il fondo di garanzia piuttosto che il SACE, però non entriamo magari in tecnicismi, però è opportuno chiarire che non sono 25.000 euro per tutti, ecco, quello è sicuro. Ecco, questa è una cosa importante, perché molte volte poi, essendo bombardati, si legge una notizia, la scrivo su Facebook, un mio contatto fa l'estratto di quello che scrivo io e scrive due righe, insomma si fa molta confusione in questo periodo soprattutto. Tu come la vedi? Ecco, adesso usciamo dal settore consulenza, dammi un tuo parere. Come vedi queste misure? Allora, ti dico il mio pensiero, mi spoglio delle vesti di consulente, ti dico, se oggi fossi un imprenditore, oggi queste sono delle misure che in questo momento non stanno dando riscontro, ti dico ad oggi, quindi non hanno dato riscontro ancora nel tessuto produttivo, perché tutto ciò che riguardava il primo decreto, ovvero il Cura Italia, con tutti gli incentivi per la cassa integrazione, come è chiaro a tutti, ancora molti non hanno percepito un euro, molti lavoratori hanno dovuto fare la Santa Pasqua senza ricevere un euro di cassa integrazione, senza sapere quando rientreranno al lavoro. Il decreto Cura Italia comunque ha creato anche tutta una serie di poca chiarezza sulla gestione anche dei pagamenti fiscali, quindi che poi ritorniamo a quello che è il mio lavoro, ma è quello che anche le aziende devono sapere, come andarsi a gestire il loro futuro e la loro attività. Ma anche questo decreto, tanto pubblicizzato, il famoso decreto liquidità, che è stato pubblicizzato come un decreto che doveva dare, ma sono stato io il primo anche sui social a dire che sarebbe stata una boccata d'ossigeno per le aziende, quando vai a leggere il decreto non è altro che un prestito a tutti gli effetti bancario, lasciando sempre piena libertà e discrezionalità nella maggior parte dei casi alle banche. Quindi non è che, se andrà bene, le aziende acquisiranno questa liquidità fra 2 o 3 mesi, quando le aziende entreranno in vera difficoltà di liquidità, perché oggi il problema, caro Emanuele, è vero che c'è il lockdown, siamo tutti a casa, non stiamo fatturando e quant'altro. Però, ma non è che poi quando si riaprirà sarà tutto una favola? Esatto. Tutti avremo le casse piene. Non funziona così. No, non funziona così. Anzi, mi metto nei panni dei tanti piccoli commercianti, dei tanti piccoli artigiani della nostra città, della nostra regione, che comunque sono chiusi. Comunque, se va bene, da un mese, o qualcuno comunque ha chiuso già a marzo, in base alla tipologia di attività che avevano, e i canoni di locazione li dovranno andare a pagare. E quindi se non fatturi i canoni di locazione, poi inizia a diventare pesante andarle a recuperare. Le utenze le dovrai andare a pagare. Capisci che le imposte non è che me le hai abbonate, me le hai slittate a giugno. Quindi considera che a giugno l'imprenditore medio a giugno avrà da pagare tutte le imposte e tutte le rateizzazioni che magari aveva, sono slittate tutto a giugno. I canoni di locazione. Completa, vai. Sì, dico, per dire, per fare capire, non è non c'è alcun decreto che si metta alla panna dell'imprenditore, perché è semplicemente una traslazione. Esatto, c'era stata una proposta. Come la vedi tu la proposta di Draghi? La trovi come proposta?
riassunto molto più tecnico di me. Ti sento male. Mi senti male. Io adesso ti vedo. Ok, adesso ti ho visto. Ci siamo. Ok, rifaccio la domanda. Vai. Come vedi tu la proposta di Draghi? La vedi bene, perché lui aveva dettato quelle che secondo lui erano le strade da percorrere per uscire da questo momento molto forte e molto pesante. Allora, la proposta di Draghi è quello che effettivamente in questo momento servirebbe al nostro paese. Cioè, riassumiamolo un attimo, cioè parliamo di sospensione, ma annullamento. No. Sì, lui sostanzialmente diceva di creare un periodo di blocco fiscale sostanzialmente, creare debito pubblico, immettere liquidità in circolazione, ma liquidità che veniva messa direttamente dallo Stato, facendo anche debito pubblico, e quindi anche lì la figura di Draghi è una figura che comunque conosce bene anche il meccanismo europeo. Meccanismo europeo che anche qui in questi giorni se ne è ampiamente dibattuto, MES, non MES, Eurobond, non Eurobond, e sono due meccanismi totalmente diversi. Sono due meccanismi che uno che non è altro che un finanziamento che lo Stato italiano farebbe a condizioni vincolate con l'Europa, quindi con l'Europa che potenzialmente può venire a mettere il becco su quello che facciamo, mentre l'Eurobond non è altro che un debito europeo e ognuno ne attinge in proporzione a quello che ne occorre. Alle proprie sicuramente, certo. E questo è sicuramente un elemento, proprio l'Eurobond, che era anche caldeggiato da Draghi, caldeggiato da tutta una serie di economisti italiani e non, che vedono come la crisi come un'opportunità anche di crescita, ma nel momento in cui non si è come singolo paese, ma come Eurozona, tutti a navigare nella stessa direzione. Se si va ad analizzare per singolo paese, ovviamente capisci bene che in tempi di globalizzazione ne usciamo tutti rotti, quindi non... Questo è un rischio molto molto concreto, molto molto concreto. Senti Armando, io ti chiedo adesso una cosa un po' più frivola, perché ci siamo addentrati in problemi, pensieri. La prima cosa che farai quando tutto sarà finito, o quantomeno quando si potrà tornare parzialmente alla normalità, cosa farai? Cosa farò? Allora, sicuramente non vedo la mia ragazza da 40 giorni, quindi... Capisci. Che sicuramente per quanto condividiamo la quotidianità con tutti i mezzi che oggi, come capisci, ci sono, quindi dal telefono alla videochiamata, Skype e quant'altro, ovviamente non è la stessa cosa di condividere, certo, la quotidianità nella normalità. Okay. Questa è la risposta. Ecco, questa è la risposta ufficiale. Adesso stacchiamo di registrare e ti faccio la stessa domanda. La prima cosa che farai... no, a parte gli scherzi. Poi, dopo aver visto la tua ragazza, ecco, cosa farai? Una bella passeggiata al mare, a prendere, onestamente, per chi come noi vive in Sicilia, abbiamo rispettato anche le regole. Abbiamo visto gli altri sgamare e andare al mare anche in maniera abbastanza infame, diciamolo, non ci siamo. E senti, invece adesso come stai? Stai facendo sport a casa? Sei un tipo sportivo? Come trascorriamo le giornate in casa? Le giornate in casa, considera che, come diciamo all'inizio, no? Magari ero partito, ok, sfrutto queste le giornate facendo allenamento a casa... Cioè, considera che io mi siedo davanti al computer per lavorare alle 9 del mattino, stacco alle 8 di sera, quindi attività fisica no, non c'è il tempo materialmente anche per volerlo fare. Quindi dove c'è nei ritagli di tempo, quindi magari qualcosa nel fine settimana, sì, io ho fatto un po' di attività fisica a casa, però la maggior parte dei casi lettura di libri, vedere qualche film. Cose da relax, cercare di sfruttare al massimo, di rilassarsi dopo tutto quello stress di quello che ho potuto immaginare che è il nostro lavoro in questo momento.
Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con Armando Greco e io ti ringrazio Armando perché sei stato tecnico, preciso e molto simpatico, quindi meglio di così non poteva andare. Grazie, grazie a te. Noi non ci fermiamo, hashtag, mi raccomando, hashtag, noi non ci fermiamo. Ok, ragazzi, rimaniamo a casa e cerchiamo di superare questo periodo. Ciao Armando! Ciao ragazzi, buona continuazione!